Inizia questo seminario Stalz dedicato alla presentazione di un nuovo libro di Marco Bassini, Il diritto, Internet e libertà di espressione, prospettive costituzionali e sovranazionali, edito da Aracne Editrice. È chiaro che il tema della regolazione di Internet è estremamente attuale e il tema appunto della libertà di espressione, la tutela e l'esercizio della libertà di espressione in questo ambiente globale, potremmo dire, è particolarmente delicato e basti pensare al problema delle fake news o dell'hate speech e alla ricerca di strumenti di bilanciamento nell'esercizio appunto di questo diritto fondamentale. È noto a tutti, ad esempio, che il 7 gennaio Twitter ha chiuso il profilo di Trump proprio a seguito dei fatti avvenuti al congresso e quindi, diciamo così, la sospensione del profilo e il problema della libertà di espressione chiaramente mostra anche tutta la loro problematicità e attualità. Marco Bassini si pone una serie di domande fondamentali. In primo luogo, come è cambiato l'esercizio della libertà, di espressione con Internet? E poi, appunto, che tipo di regolamentazione si può applicare a Internet? Qual è il ruolo, ad esempio, dei service providers? Chi fa le regole? Hanno natura pubblica o privata? E in quest'ottica, poi, come la regolamentazione di Internet influisce sulla sovranità nazionale e se esista uno statuto costituzionale per Internet. Queste sono soltanto alcune delle più ampie domande che vengono trattate nell'analisi di Marco. E quindi darei subito a lui la parola per illustrarci meglio i contenuti del suo libro e poi dopo ai nostri due discussant, Matteo Monti dell'Università di Pisa e Fabio Pacini dell'Università degli Studi della Tuscia per introdurre i loro commenti. E infine apriremo il dibattito al pubblico già piuttosto numeroso. Allora, Marco, a te la parola e grazie. Grazie Marta e grazie a te, a Matteo e Fabio per partecipare a questo dibattito e naturalmente un sentitissimo ringraziamento agli amici di Stals, Giuseppe e Giacomo, per aver voluto introdurre questo volume nel ciclo, in questo nuovo ciclo di presentazioni online. Di Stals. Veramente grazie perché questo è un invito fatto con affetto e amicizia e sono lieto e onorato di questa occasione. Io cercherò di tener fede al metodo che mi è stato suggerito, quello di raccontare qualcosa del libro cercando di invogliarne la lettura e direi anche di non disincentivare chi oggi ci ascolta alla lettura, all'approcciarsi a questo tema e a questa materia. Allora, l'ambizione del libro, lo diceva bene già Marta nell'introduzione, è quella di provare a tracciare un punto rispetto a quanto è accaduto nei 30 anni all'incirca, in cui i cittadini hanno fatto esperienza dell'uso di Internet. Sappiamo già della compenetrazione, che questa tecnologia conosce oggi quotidianamente, senza questa tecnologia non potremmo nemmeno tenere questo seminario e, credo sia un dato ampiamente acquisito. La libertà di espressione, a mio avviso, è una sintesi efficace, è una delle manifestazioni più importanti nel suo statuto giuridico e in come io ritengo che si sia evoluto questo statuto in via di fatto dei cambiamenti, delle implicazioni costituzionali di Internet. Probabilmente non è l'unica, anzi ce ne sono diverse, ma sicuramente è una sintesi, è un fattore che racconta le fibrillazioni che la rete ha creato. Qual è la tesi del volume? La tesi è una tesi abbastanza articolata tra vari snodi e vari passaggi, lo diceva già Marta nell'introdurre le domande di ricerca, ma essenzialmente l'interrogativo che si cela dietro questo volume è misurare quanto l'avvento di questa tecnologia e il suo utilizzo su larga scala per la maggior parte delle nostre interazioni quotidiane abbia fatto, modificato, seppure in via fattuale, potremmo dire, ora preciserò questa mia affermazione, lo statuto della libertà di espressione. Questo perché? Perché questa libertà, a mio avviso, è una libertà sempre più intermediata. Noi
Abbiamo sentito spesso parlare di internet come uno strumento di disintermediazione rispetto a quelli che erano i media outlets. Non c'è dubbio che internet dia immediatezza alla possibilità dell'individuo di esprimere il proprio pensiero, ma se riflettiamo più accuratamente e più approfonditamente su come oggi questo esercizio si svolge, dobbiamo riconoscere un ruolo centrale a questi operatori, la cui natura, non a caso, viene spesso tentata, diciamo, si tenta spesso di assimilare a quella di servizi essenziali, di digital utilities. E allora, a mio avviso, dire che la libertà di espressione è una libertà disintermediata in quel caso è parzialmente scorretto. È invece una libertà che si svolge sempre più spesso tramite l'intermediazione di questi operatori. E proprio l'intermediazione di questi operatori dà vita di fatto a delle modifiche sostanziali dello statuto di questa libertà. Perché? Perché noi abbiamo una giusta posizione di quello che è il ruolo dei prestatori di servizio, che sono soggetti privati, che sono sostanzialmente attinti da una relazione prettamente privatistica con gli utenti che utilizzano appunto questi servizi, e sostanzialmente questa giusta posizione vede sovrapporsi questo quadro privatistico su quella che è la sfera pubblica, la nuova sfera pubblica, che è quindi una dimensione prettamente pubblicistica. Quindi abbiamo questa sostanziale combinazione tra dimensione pubblica e dimensione privata, è emersa anche nel dibattito che ha riguardato appunto la decisione di Twitter di sospendere e di bloccare l'account di Trump. Dobbiamo chiederci quanto questo conduce a delle modifiche nel statuto della libertà di espressione. Ci sono poi due caratterizzazioni ulteriori di questa mia domanda che pongo come punti tendenzialmente assodati. Il primo è legato alla derivazione di matrice statunitense di questi operatori, che sono operatori che si radicano, nascono e crescono negli Stati Uniti secondo il sentire tipico di quella cultura giuridica, che è un sentire notoriamente caratterizzato da una massima apertura per la libertà di manifestazione del pensiero. E in secondo luogo, una ulteriore puntualizzazione e caratterizzazione di questa domanda si lega proprio a quello che dicevo essere la natura privata di questi soggetti, che non nascono con l'obiettivo di farsi arbitri dei diritti in gioco nella sfera pubblica, ma nascono con finalità sostanzialmente di business, e quindi nascono essenzialmente come soggetti privati che perseguono finalità che non dovrebbero essere di per sé istituzionali. E allora questo dà vita e proietta la libertà di espressione su quello che si chiama spesso, si sente chiamare spesso l'ecosistema digitale, che è un'espressione che a me piace molto perché è indicativa del fatto che questi operatori giochino un ruolo centrale nutrendosi e alimentandosi di dati e contenuti. Noi per lungo tempo abbiamo pensato che il web fosse una prateria di libertà nella quale gli individui non dovevano corrispondere alcunché contro i soggetti che prestavano questi servizi. In realtà abbiamo scoperto che questi soggetti si nutrono, appunto, si alimentano dei dati e dei contenuti che gli utenti immettono in rete. Da qui, rispetto alle tendenziali resistenze a realizzare tentativi di regolazione agli albori di internet, una più marcata attenzione in tempi recenti da parte dei legislatori. Non a caso in Europa, come sapete, è stato recentemente proposto un regolamento, il Digital Services Act, ma di cui parleremo magari successivamente. Allora, l'obiettivo del libro è esattamente quello di capire come questo ecosistema digitale cambia, trasforma, se vogliamo, deforma quello che è lo statuto della libertà di espressione. Il libro compie da questo punto di vista una scelta. La prima, se vogliamo, una duplice declinazione, di questa scelta. La prima è quella di, cercare di superare quelle teorie che probabilmente sono già di per sé superate. Il libro cerca di ripercorrerle per giustificare il proprio dissenso al riguardo, che profetizzavano prima l'anarchia della rete e poi la, retorica, quella retorica dei diritti fondamentali favorevole a una costituzionalizzazione di internet e a una, come dire, un'opera di creazione di diritti digitali. In realtà, il libro giunge già nel suo primo capitolo a una conclusione parziale che viene poi, si tenta poi di corroborare nei capitoli successivi,
per la quale i diritti non hanno necessità di una versione 2.0, non hanno bisogno di una costituzione digitale vera e propria. E questo perché vi sono varie motivazioni, evidentemente, ma la principale è legata al fatto che già quei diritti vivono, sono diritti che già gli individui godono nella realtà e che non hanno bisogno di una declinazione, come ci dice del resto la giurisprudenza che si è esercitata in questo campo. E il secondo punto, il secondo, se vogliamo, punta di quella declinazione di cui parlavo rispetto alla scelta è quella appunto di guardare alle leve che motivano, il comportamento degli operatori, dei prestatori di servizi, e da qui l'attenzione alla dimensione della loro responsabilità, perché qui sì, si prende uno dei prodotti di quella riflessione dei primi, diciamo, 5-10 anni, diciamo, di riflessione del Code Studio su internet, si prende il tema della possibile pretesa applicazione di questi diritti in forma orizzontale. Quindi l'idea di poter applicare orizzontalmente la libertà di espressione nei confronti di queste piattaforme, che è, come dire, un tema che ha una certa attualità alla luce di quello che è accaduto. E allora il libro va a questo punto a esplorare, a puntarsi sulle regole. Sulle prime regole, che non a caso sono le regole che governano il ruolo dei prestatori di servizi, che il libro definisce poteri privati, facendo un po' il verso, se vogliamo, sia a Cesare Massimo Bianca, un libro del 1984 sulle autorità private, sia già anche alle riflessioni di Lombardi, perché chiaramente oggi noi ci troviamo di fatto in un sistema nel quale questi soggetti sempre più agiscono alla stregua del potere pubblico. Però il punto critico che motiva la scelta di guardare alle regole sulla responsabilità si collega all'attività affidata a questi soggetti, quell'attività che noi chiamiamo moderazione di contenuti e che talvolta si traduce anche nell'enforcement di diritti concorrenti con la libertà di espressione. Pensiamo alla tutela del diritto alla deindicizzazione, al diritto alla privacy. La moderazione è un'attività che si caratterizza per una differenza, se vogliamo, rispetto a quanto avviene nella sfera pubblica materiale. La moderazione è una scelta intrapresa dai gestori di quella piattaforma che può portare evidentemente anche a rimuovere contenuti non necessariamente illeciti. A parte il fatto che a dichiarare illecito un contenuto provvede normalmente un'autorità come l'autorità giudiziaria. E quindi la moderazione interpone, se vogliamo, uno iato tra ciò che è illecito e ciò che viene rimosso da questi operatori. Noi troviamo, una interposizione qui. C'è una misura, a mio avviso, di un differenziale. E questo succede perché se nella contesto reale, diciamo, noi abbiamo un rapporto tipicamente verticale tra cittadino, individuo e Stato, che è garante di quella libertà, che ci dice quali sono i contenuti illeciti, quando cioè l'esercizio di quella libertà travalica il limite dei consentiti, bene, nel contesto digitale noi abbiamo una relazione che, come afferma Jack Balkin, è trilatera, è un triangolo della libertà di espressione in cui troviamo anche il ruolo di questi prestatori, prestatori che agiscono non solo sulla base delle regole che sono vigenti nell'ordinamento giuridico, ma che fanno enforcement anche di quelle regole, se vogliamo, di private ordering che definiscono per le loro comunità virtuali. E appunto questo crea una distanza, questo è un differenziale. E allora il libro prende atto di questo problema e cerca di analizzarlo, se vogliamo, dalle origini, partendo da quelle che sono state le scelte compiute dai legislatori, in particolare dal legislatore statunitense, che nel 1996 volle introdurre una norma che è molto discussa, la Section 230 del Communication Decency Act, provvedimento con il quale si volle stabilire una sorta di esenzione in bianco, salvo che per alcune limitate fattispecie, per qualsiasi forma di responsabilità collegata all'attività di moderazione svolta dalle piattaforme. Questa è una previsione che è stata descritta da Jeff Kossoff in un suo recente libro come The 26 Words That Created the Internet, quindi le norme che hanno favorito l'avvento delle piattaforme come oggi noi le conosciamo. Il volume sostanzialmente guarda a quella regola,
cercando essenzialmente di recuperare quella che è la sua essenza fondamentale, cioè di recuperare quello che è l'obiettivo che il legislatore aveva, quella di garantire sostanzialmente il più possibile un'attività di moderazione libera da qualsiasi forma di, diciamo, forzatura, libera da qualsiasi incentivo o disincentivo che fosse. L'idea era: le piattaforme possono effettuare attività di moderazione in buona fede senza incorrere in nessuna conseguenza, senza il rischio di incorrere responsabilità. E questo, a mio avviso, è un punto centrale anche alla luce di quello che succede in Europa, che poi io confronto sostanzialmente guardando alla giurisprudenza soprattutto della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Dico solo una cosa, sempre rispetto alla Section 230. Quella norma era stata introdotta su iniziativa bipartisan dopo una serie di decisioni giurisprudenziali su cui il libro si diffonde, nelle quali sostanzialmente si erano susseguiti due importanti precedenti. Un primo precedente è CompuServe, è una decisione del 1991, quindi veramente agli albori, in cui si affermava il principio per cui il gestore di una piattaforma non potesse essere chiamato a rispondere dei contenuti pubblicati da terzi che si avvalevano sostanzialmente di quell'agorà digitale per inviare e distribuire dei messaggi. Ecco, quella piattaforma sostanzialmente venne ritenuta esente da responsabilità e venne equiparata al gestore di un edicola, di una libreria, sì, scusate, di una. Di una qualsiasi sede nella quale sono immessi in circolazione i contenuti sotto la responsabilità editoriale di terzi. Qualche anno dopo, nel 1995, la Corte Suprema dello Stato di New York adottò una decisione molto contestata, la decisione Prodigy, nella quale invece addivenne a un esito contrario. Disse: un sito che adotta un team di moderatori che adotta delle guidelines per la moderazione dei contenuti, è un sito che fa un'attività editoriale e ritenne quella sentenza che la mancata rimozione di determinati contenuti fosse evidentemente imputabile a quel soggetto, in quanto quel soggetto era un editore e non poteva invocare quella estraneità che invece la sentenza CompuServe qualche anno prima aveva enfatizzato. Qual è il punto? La Section 230 dice chiaramente: noi vogliamo più prodigi, vogliamo più siti che fanno moderazione, vogliamo più siti che cercano di creare ordine al loro interno. Noi vogliamo favorire una moderazione virtuosa dei contenuti. E questo viene evidentemente realizzato tramite questa previsione. Questa previsione che però, come capite, al di fuori delle ipotesi in cui non opera in caso di violazioni penali, violazioni della riservatezza, è una previsione problematica perché, se aveva senso certamente agli albori e alle origini, ha meno senso probabilmente oggi quando noi troviamo piattaforme completamente diverse. Perché sono partito da qui? Per cercare di analizzare quelle che sono le leve da un punto di vista giuridico che motivano e che spingono gli operatori ad agire in un modo o nell'altro. E da qui parte quella che è la mia critica verso l'approccio europeo, che è un approccio da un punto di vista normativo diverso sin dalle origini. Il legislatore europeo sceglie di adottare un modello più temperato, il modello della notice and take down della direttiva e-commerce, nel quale non si stabilisce un'esenzione, quasi una blanket immunity, si stabilisce invece che l'operatore deve agire prontamente non appena abbia conoscenza effettiva di un contenuto illecito e rimuoverlo, e se non lo rimuove potrà essere responsabile. Allora, dove si colloca qui, a mio avviso, il problema? Si colloca nel fatto che, come cerco di argomentare all'interno del libro, i giudici, se vogliamo in parte la Corte di Giustizia, ma poi anche i giudici nazionali, abbiano interpretato questa previsione in un modo espansivo. Perché? Perché si sono immediatamente resi conto che quella previsione era evidentemente troppo limitata, che già era poco funzionale rispetto al mondo di internet e alle nuove piattaforme. E allora hanno dato luogo a questa figura dell'Internet Service Provider attivo, i cui contorni di responsabilità però sono incerti. E io faccio una critica rispetto a questa figura giurisprudenziale, cercando anche di imputare, se vogliamo, la responsabilità
a un legislatore che si è limitato a stabilire tre norme assolutamente asettiche senza scegliere di intervenire, anche eventualmente raccogliendo quella che era quell'indicazione delle corti. Ma noi siamo ancora oggi, che si discute il Digital Services Act e le sue possibili implicazioni, se vogliamo, al palo di un dato prettamente giurisprudenziale. Allora, se questo è il contesto di riferimento, io ritengo che fare pressione e creare incentivi alla rimozione, come nel caso di una eccessiva responsabilizzazione che si ha con la figura del service provider attivo, esponga la libertà di espressione a qualche rischio, il cosiddetto overblocking, quella che è stata teorizzata come la censura privata, perché il timore di incorrere in sanzioni e in responsabilità sarà sempre più, diciamo, forte rispetto a quella libertà di mantenere online contenuti che si è scelto di moderare in un determinato modo. Negli Stati Uniti moderare è qualcosa che non dà vita a conseguenze strettamente negative. La scelta di mantenere online un contenuto, la scelta di rimuoverlo non può dar luogo a responsabilità se fatta in buona fede. Ma in Europa noi ci troviamo di fronte a un sistema di incentivi che spinge il provider verso, a mio avviso, un overblocking, spinge il provider a prendere maggiore cautela e quindi crea evidentemente disincentivi. E qui, e mi avvio alla conclusione perché il tempo che mi era stato assegnato era 20-25 minuti, qui credo che dobbiamo portare a confronto quello che è lo statuto della libertà di espressione con l'opera dei provider. E qui io trovo alcuni punti sui quali mi soffermo rapidamente, che cerco di criticare. Il primo punto, che a mio avviso rappresenta una ricaduta dell'attitudine europea in questa materia, è legato alla disinformazione. Che la disinformazione sia un problema è noto a tutti, ma incidere sulla lotta alla disinformazione con un ruolo affidato per lo più a soggetti privati in questa sede è, a mio avviso, un'operazione pericolosa, perché i confini della disinformazione sono confini difficili da identificare, da delineare in maniera puntuale e precisa. E allora, se già ci troviamo in un sistema, in un ecosistema, dove i prestatori di servizio sono, per così dire, sotto pressione, proprio per questo insieme di decisioni che hanno portato a una estensione della loro responsabilità, ha senso implementare, come è stato fatto per esempio in Germania, delle policy particolarmente restrittive che conducano a delle scelte su un terreno dove lo stesso legislatore e la stessa autorità giudiziaria che fosse chiamata a fare enforcement di quelle previsioni avrebbero delle difficoltà? Perché oggi è difficile distinguere ciò che è falso da ciò che non è falso in alcune circostanze, e soprattutto distinguere ciò che è falso ma giuridicamente irrilevante da ciò che è falso e giuridicamente rilevante, e che questo compito ricada sui prestatori di servizio, che sono peraltro in questa delicata posizione che ho cercato di evidenziare, è a mio avviso un tema. Così come però, attenzione, non solo c'è un sentire europeo più timoroso, come testimoniano le iniziative rispetto al tema della disinformazione, rispetto soprattutto a quello statunitense, ma c'è anche una espansione in ambito digitale conosciuto da altri diritti. Penso al diritto alla protezione dei dati personali, e qui, come vedrete, il libro si sofferma molto sul tema del diritto all'oblio, sulla sentenza Google Spain, che è una sentenza giuridicamente ineccepibile da un punto di vista tecnico, ma che ha delle ricadute sulla libertà di espressione che sono senz'altro discutibili, perché il compito di scegliere se un contenuto sia visibile o meno su un motore di ricerca ricade su un operatore privato, e quindi si traduce, se vogliamo, in un esercizio, seppure sollecitato, in seconda battuta, di moderazione. Ecco, questo a mio avviso è un altro tema, crea peraltro un'importante distanza dalla sensibilità statunitense. Sensibilità statunitense che invece, come ci dimostrano i fatti, è invece ancorata su un tema comunque centrale anche a livello europeo. Non a caso io parlavo all'inizio di una possibile Triebwirkung, diciamo, digitale, del tema dell'applicazione orizzontale della libertà di espressione, perché negli Stati Uniti il dibattito, più che essere concentrato sulla revisione
della Section 230, che comunque, come ricorderete, Trump ha cercato di chiamare in causa, è concentrato sulla possibile equiparazione di internet e dei social media con il concetto di public forum e con la nozione di state actor. Qui abbiamo una produzione giurisprudenziale a partire dalla sentenza della Corte Suprema nel caso Packingham versus North Carolina, dove ci si mette, dove soprattutto l'opinion di Alito, che concorre in qualche modo, evidenzia delle carenze e delle ambiguità nella motivazione di Kennedy, mettono in luce i pericoli di qualificare internet come un public forum e di qualificare i social media, se vogliamo, alla stregua di state actor, che quanto tali dovrebbero essere soggetti agli stessi limiti imposti agli poteri pubblici. Dunque non potrebbero esercitare attività di moderazione che non siano quelle consentite, diciamo, al potere pubblico, e quindi sostanzialmente noi vedremmo ridotto quel margine. Ecco, per me questo è un tema importante, è un tema di cui si è discusso rispetto a una fattispecie speculare, quella appunto legata alla possibilità per Twitter e per altri social media di oscurare, bloccare gli account appartenenti a, per esempio, in questo caso a Donald Trump. Noi abbiamo sicuramente indicazioni che riguardano l'uso da parte del potere, mettiamola così in questi termini, di quelli che sono degli state actor di account di questi social network, ma non abbiamo indicazioni che riguardano che cosa può fare invece Twitter, che cosa può fare Facebook rispetto all'utilizzo che ne viene effettuato anche da parte di soggetti pubblici. E quindi io credo che questo segnali alcuni degli interrogativi che il libro cerca di risolvere, non dando una risposta, ma cercando di mettere, e in un minuto finisco. Cercando di mettere in luce quelli che sono i nodi che il legislatore europeo dovrà considerare, se vorrà davvero porre mano a questa materia, come appunto sembra con la proposta di regolamento del Digital Services Act. Il primo è, se vogliamo, il primo punto è una questione che sta sullo sfondo, ma che è cruciale e che ci deriva appunto dall'osservazione dell'attualità. Evidentemente alla rapporto tra potere e libertà e i riflessi che questo rapporto ha sulla democrazia. Possiamo ritenere che la scelta di bloccare l'account di un soggetto che riveste una carica come quella del Presidente degli Stati Uniti sia, ex Presidente, sia condivisibile per quel contenuto, ma possiamo ritenere che quella scelta sia di per sé condivisibile, ma ci rimane una domanda di fondo legata a che cosa può fare veramente un potere privato rispetto a uno state actor di fatto, e non solo rispetto a uno state actor. Poi potremmo estendere la domanda a tutti coloro che esercitano la libertà di espressione pur senza essere figure pubbliche. La seconda domanda fondamentale è la seconda che questo libro cerca di portare all'attenzione è appunto il tema delle leve che motiva il comportamento economico, perché ho detto il principale driver del comportamento di questi soggetti è evidentemente legato al loro ruolo di operatori privati, ma qui evidentemente tanto più le regole sulla responsabilità sono forgiate in maniera ambigua, tanto si creano degli spazi per delle evidenti interpretazioni e forzature. Talvolta non beneficiano la libertà di espressione nel complesso. E poi due punti sui quali concludo. Il primo, sullo sfondo rimane una sensibilità profondamente diversa tra Stati Uniti e Europa rispetto alla tutela della libertà di espressione. Noi non dimentichiamoci, questo libro si diffonde sul confronto tra Primo Emendamento e CEDU e Carta dei diritti in Europa e poi sull'articolo 21. C'è una sensibilità fortemente diversa e questo ci riallaccia all'ultima questione legata al dibattito sulla sovranità digitale, dove sempre più, diciamo, emerge tra gli obiettivi delle istituzioni europee quello di guadagnare terreno, di riguadagnare terreno, direi, soprattutto in un primo momento nell'ambito della disciplina e del trattamento di dati. Ma ora parliamo di contenuti, evidentemente. Anche su questo abbiamo sensibilità profondamente diverse che si esercitano e non è detto evidentemente che questa
divergenza di vedute tra Europa e Stati Uniti, che il libro cerca di evidenziare, non possa portare a alcune criticità. Io credo di aver lasciato più domande che aver dato risposte, ma questo era del resto l'obiettivo un po' provocante del libro, e su questo mi taccio e vi ringrazio. Grazie Marco, grazie per la tua presentazione che è stata appunto molto chiara e assolutamente interessante. Grazie anche per averci fatto vedere più da vicino questo gap che esiste tra diritto e tecnologie e la differenza che c'è tra appunto Unione Europea e Stati Uniti davanti alle nuove tecnologie, davanti ai rischi in generale. Si dice che negli Stati Uniti, quando c'è un rischio, una nuova tecnologia, si innova, si sfrutta e si comincia ad innovare, mentre in Europa si regola e quindi si tenta di incanalarla, no? Diciamo nella regolazione, nel diritto per come conosciuto. E in effetti anche in questo campo di internet lo vediamo bene. Ma senza aggiungere altro, passerei la parola a Matteo Monti per i suoi commenti. Anche Matteo, circa 15 minuti. Grazie. Sì, grazie mille Marta e grazie a Marco Bassini per diciamo, questo bellissimo speech che secondo me ha dato molti diciamo, punti di riflessione. Io partirei da dire sicuramente che senza voler fare nessuna captatio, perché appunto non credo ce ne sia bisogno, ma il libro di Marco secondo me è veramente utile per chi ha intenzione di confrontarsi col tema della libertà di manifestazione del pensiero su internet e soprattutto sulle piattaforme. E quello che a me ha colpito a prima lettura è stata appunto questa inversione dell'ordine dei fattori, in qualche modo partire dal dato tecnologico per poi guardare alle sue implicazioni sul principio di uguaglianza. Credo d'altronde anche che sia importantissima la comparazione all'interno delle democrazie liberali fra il modello appunto statunitense con tutti i suoi postulati di democrazia aperta e il modello europeo che insomma può essere forse molto più ascrivibile alla categoria della democrazia militante che di quella aperta e credo che questo sia anche in parte diciamo un portato di come i due ordinamenti si sono approcciati alla questione. Io partirei però da un dato e cercherei di dare diciamo tre macro commenti un po' provocatori per provare ad attivare un dibattito e anche portare Marco diciamo magari a esporsi su alcuni temi. Il primo è una mia impressione dovuta al fatto che da qualche anno studio appunto questi temi e quello che mi è sembrato, diciamo, premetto che tutte e tre le considerazioni si inseriscono in un macro ambito unico che è quello della piattaformizzazione, scusate, ho cercato di dirlo in italiano ma non è uscito così bene, insomma dell'internet, quindi della trasformazione dell'internet attraverso delle enclosures di successo, come è stato detto, che hanno fondamentalmente ridotto in realtà lo spazio dell'internet a una serie di piattaforme all'interno delle quali noi operiamo, siano esse motori di ricerca o social network, eccetera. Bene, all'interno di queste considerazioni che mi sembrano anche centrali nel libro di Marco, che si sofferma appunto sull'operato dei provider, la prima è relativa un po' a quello che a me è parso un atteggiamento da Giano Bifronte delle piattaforme nel presentare una propria autonoma libertà di manifestazione del pensiero. Come quindi libertà di manifestazione del pensiero di soggetti collettivi, di soggetti giuridici, quindi non di persone individuali, che certo negli Stati Uniti trovano legittimazione dalla Citizens United in maniera chiara, ma sicuramente anche nella stessa giurisprudenza sul 230 del Decency Act, e non solo, mi sembra, penso in particolare a sentenze delle corti distrettuali come la sentenza Baidu, ma anche recentemente le sentenze sulla Federal Agency of News, eccetera, in qualche modo le piattaforme giochino, e c'è anche un famoso, diciamo, paper scritto su commissione di Google da un famoso, diciamo, esponente della scuola holmesiana del Free Marketplace of Ideas,
le piattaforme siano titolari di una propria libertà di manifestazione del pensiero che le permette di poter essere delle vere e proprie scelte editoriali su quelli che sono i contenuti leciti che esse possono, diciamo, trasmettere. Beh, atteggiamento di già non bifronte perché mi sembra, e questa è la mia impressione, su cui chiedevo a Marco anche un commento, mi sembra che se questo è un approccio che è rivendicato negli Stati Uniti d'America, appunto perché ha anche fondamenti nell'interpretazione data del primo emendamento da parte della Corte Suprema statunitense, perlomeno inizialmente in Europa i provider si siano mostrati come soggetti sostanzialmente neutri, che ospitavano contenuti senza porre su di essi praticamente nessuna scelta passatemi questo termine, editoriale. Ovviamente non lo uso per in qualche modo riportare nel nucleo della stampa o dei media le piattaforme, perché sarebbe improprio, come anche Marco stesso evidenzia, però mi sembra un atteggiamento che ha visto, diciamo, in maniera un po' forse anche opportunistica, le piattaforme giocare su questo dato giuridico. E mi sembra anche di poter rilevare che in Europa manca forse una sensibilità a questo dato, sia a livello di ordinamento eurounitario, sia a livello interno. Certo, c'è tutta la questione sulla libertà di manifestazione del pensiero delle formazioni sociali, che però non è mai stata veramente, diciamo, studiata e approfondita anche dalla Corte Costituzionale. Penso che ci fosse quell'obiter dictum della 126 1985 che lasciasse intravedere qualcosa di simile, però diciamo è un argomento che vale la pena forse approfondire, e soprattutto in relazione al fatto che, come già Marco evidenziava nel suo libro, la Corte di Giustizia sembra aver escluso che i motori di ricerca siano titolari di una propria libertà di manifestazione del pensiero, e la stessa cosa mi sembra che abbia fatto la Corte Costituzionale tedesca nelle più recenti sentenze sul diritto all'oblio, sul right to be forgotten. Seconda considerazione, no, mi interessava questo anche per rilevare un altro aspetto proprio in tema di disinformazione, che questo ha consentito anche, per esempio, a Facebook di rimuovere dal proprio social network le pagine Facebook della Federal Agency of News, che era questa fondamentalmente pagina di Facebook gestita da organizzazioni russe che diffondeva una serie di informazioni false, palesemente false e inventate per orientare l'opinione pubblica americana. Ecco, nel far ciò, Facebook, davanti al giudice distrettuale, mi sembra riutilizzi questo l'escamotage di avere una propria libertà di manifestazione del pensiero e quindi di poter mettere in atto una serie di scelte, vere e proprie scelte editoriali, in maniera chiara, e mi sembra che questo sia un paradigma che in qualche modo distorce dall'interno l'idea del primo emendamento e della sentenza Alvarez, che appunto è più volte citata come parametro della impossibilità di verificare il vero nell'ordinamento statunitense. E la seconda, diciamo, la seconda, il secondo commento che mi era venuto è che mi sembra in parte forse evitato nel libro, riguarda un po' la situazione monopolistica che mi sembra che le piattaforme abbiano oggigiorno all'interno del mercato digitale, in quanto mi sembra che si sia disattesa completamente quell'idea di post e che vi potesse essere una concorrenza fra diverse regole contenutistiche e che gli utenti quindi potessero scegliere un social network magari chiuso alle idee di estrema destra, un social network invece chiuso alle idee di estrema sinistra, eccetera, eccetera, quindi in una dinamica di concorrenza fra social networks. E in questo senso, questa dinamica perché io credo che non vi sia fondamentalmente concorrenza neanche fra Twitter, Facebook e Instagram, perché propongono contenuti fondamentalmente diversi e quindi un utente è tendenzialmente portato ad avere profili su tutte queste piattaforme perché non sono in concorrenza fra loro in quanto a gestione degli utenti. E questo mi sembra anche evidente dal fallimento di quel tentativo di creare un social simil Facebook di Google, che mi pareva si chiamasse Google Plus, che è durato 6 o 7 mesi prima di dimostrare a tutti che le barriere d'accesso al mercato dei social network erano praticamente invalicabili. E da questo punto di vista, però, il tema del monopolio mi porta a altre considerazioni.
l'applicazione della State Action Doctrine come è stata paventata da alcuni negli Stati Uniti, appunto perché in un sistema in cui i canali di manifestazione del pensiero sono limitati e in questo caso monopolistici o oligopolisti, in qualche modo si rende necessario garantire forse la presenza di fori pubblici e quindi di trattare come state actor questi attori? E questa è una domanda che appunto parte dal monopolio, che potrebbe essere risolto magari attraverso strumenti di antitrust prima di arrivare alla regolazione? Non lo so, è una domanda che pongo e che sicuramente poi nell'ordinamento italiano trova anche l'infa in tutta quella giurisprudenza costituzionale sulla necessità di regolamentare quei media. E di nuovo, scusatemi per l'improprio paragone, lo uso solo diciamo a titolo di provocazione, la necessità di garantire quei media che agissero in un monopolio, televisione in primis. Ultima, e da questo punto di vista rileggevo qualche mese fa le pagine di Neyer, perché ricordo che quando feci la mia tesi di laurea magistrale ormai una decina, un po' di anni fa, non 10 ma 5 o 6, partì dalla società tollerante di Bollinger sulla metafora del marketplace of ideas, e Bollinger citava appunto come esempio, come campione della società tollerante del marketplace of ideas, della democrazia aperta, appunto Neyer, ebreo scappato dalla Germania nazista, il direttore dell'Associazione per i diritti civili negli Stati Uniti d'America, che difese i cosiddetti nazisti dell'Illinois, quelli del film I Blues Brothers, per intenderci, che volevano manifestare nel quartiere di Skookie, un quartiere a maggioranza ebraico, con sopravvissuti ai lager, quindi una situazione che era orribile, diciamo, da vivere, ma lui appunto, come campione del free marketplace of idea, difese la libertà di manifestazione di pensiero dei nazisti, addirittura all'interno di un quartiere a maggioranza ebraica. Beh, nella premessa all'edizione del 2012-2013 di Defending My Enemy, il libro di Neyer con cui spiega questa scelta, Neyer parla del fatto che sì, il free marketplace of ideas funziona, ma funziona in quelle democrazie liberali che possano permettere una diversità di canali, per le parole e per i discorsi, per entrare nella town hall, per usare un'altra metafora cara agli americani. Beh, e in assenza degli stessi, la democrazia dovesse intervenire. L'esempio che lui faceva era quello del Ruanda e della presenza di una serie di reti locali di radio, RTHL, mi pare, non mi ricordo come si chiamassero, in cui i cittadini Hutu venivano bombardati della disinformazione, della propaganda odiosa contro i Tutsi. E Neyer diceva, sì, attenzione, lo Stato, in questo caso però forse dovrebbe garantire che esistano più voci, che più voci debbano poter entrare nel marketplace of ideas. E questo, diciamo, per chiudere la dinamica del monopolio in qualche modo che rischiano queste piattaforme di avere online, perché d'altronde il giurista valuta anche i rischi, o perlomeno forse, come diceva Marta e Simoncini, forse i giuristi europei sono più propensi a valutare i rischi e nel vedere i pericoli più che le innovazioni dai nuovi mezzi. Forse da questo monopolio possono giungere rischi enormi, e forse una regolamentazione, forse, o di tipo antitrust, oppure di tipo regolatorio, si rende necessario, non so, chiedo a Marco. E l'ultimo aspetto su cui mi volevo concentrare, che in realtà è connesso ai primi due, che mi rendo conto che in realtà è una domanda che è tutta di legge ferenda e di iure condendo, che però pongo lo stesso. Marco giustamente critica molto la figura del provider attivo, come è stata individuata giurisprudenzialmente all'interno, diciamo, dell'ordinamento italiano e non solo. La critica perché è fuori dal diritto positivo, d'altronde i costituzionalisti comunque devono guardare a quello che è il diritto positivo, ed effettivamente esce un po' dal seminato della direttiva e-commerce ed esce da tutto. Però mi chiedevo, allora,
partendo da questa critica fatta alla definizione di provider attivo, qual è forse la categoria anche proprio per ripensare, faceva questa, riprendeva questa, diciamo, questa necessità sia Pitruzzella che poi Pinelli in alcuni, diciamo, articoli sulla libertà di manifestazione del pensiero online, qual è la categoria giuridica che dobbiamo forse costruire per individuare queste nuove piattaforme e il ruolo che giocano comunque nell'ecosistema appunto di internet, ma soprattutto anche in relazione alle singole democrazie nazionali. E qua, sperando di non avervi, diciamo, annoiato, di non aver detto perlomeno cose troppo banali, mi fermo e ripasso la parola. Grazie mille. Grazie mille Matteo per i tuoi commenti. Passerei subito la parola a Fabio Pacini e chiederei ai partecipanti se vogliono cominciare a registrarsi nella chat per porre delle domande subito dopo l'intervento di Fabio, possono iniziare a farlo. Grazie Fabio, a te la parola. Grazie a te Marta. Grazie e che dire, inizio dal sottolineare non solo quanto mi sia piaciuto il libro di Marco, ma proprio per sottolineare l'aspetto, mi viene da dire, proprio di operazione culturale, ce ne sono più di uno, come dirò, che vedo sotteso a questo libro. In particolare, in primo luogo, lo ha detto Marco stesso in apertura del suo intervento, questo approccio che io sinceramente non avevo mai in maniera così chiara e anche, come dire, forte a tratti, di porsi fuori da quelle visioni molto anni 90, molto innamorati di questo aspetto pionieristico che libertario, come dice, l'impronta libertaria, come dice Marco a più riprese, è che effettivamente non solo ed è assodato, direi, continuano a fare, fra virgolette, danni, scusate, sto andando velocemente visto il poco tempo a disposizione, ma risultano spesso ancora più insidiose perché, visto che fanno riferimento, che toccano delle corde che magari a tutti noi, anche come costituzionalisti, abbiamo care, spesso si continua ad avere una certa deferenza, no? E quindi in qualche modo si è ancora costretti a farci i conti, in maniera che però al mutato paradigma nel quale viviamo rischiano di essere veramente pericolosi e rischiosi. Insomma, sto dicendo peggio quello che Marco, in maniera anche molto elegante, mi sembra, veicoli. In realtà, e qui vengo già al secondo punto che tengo a sottolineare, il libro di Marco è anche molto equilibrato sia dal punto di vista delle tesi ma anche dal punto di vista del metodo, quindi anche nei confronti del, diciamo eufemisticamente, superamento di una certa visione, ripeto, chiamiamola anni 90, della rete come spazio, come non luogo. Quante volte anche su questo scrive pagine interessanti sul fatto che non di non luogo si tratti, dicevo, anche nei confronti del suo porsi su questo criticamente con questa chiave di lettura, comunque ne riconosce alcuni aspetti che culturalmente sono stati rilevanti. Però io vi leggo questa frase che mi è piaciuta moltissimo, parlando appunto di una serie di autori anche illustri che si erano fatti portatori di questa visione e dei quali appunto con l'equilibrio del quale facevo menzione salva anche alcuni aspetti, diciamo, ancora validi, e poi però chiosa così: erosa dunque dalla riflessione di quegli autori la patina che rappresentava l'eredità storica e forse morale di quel periodo percorso da un romanticismo libertario e da un diffuso afflato anarcoide, rimane sullo sfondo la convinzione, eccetera, eccetera, e riprende, diciamo, però questa idea di prendere effettivamente certi autori, togliergli una patina
di romanticismo libertario e diffuso a flauto anarcoide, secondo me, è veramente andrebbe messa in epigrafe a tutte le nostre trattazioni di questi temi. Quindi, veramente, ripeto, un'operazione culturale, pregevole e utilissima. Mi viene quasi in mente, ma io non amo usare, diciamo, come parametro quello generazionale, però forse siamo più o meno coetanei con Marco e da questo punto di vista forse siamo abbastanza in una posizione privilegiata perché eravamo abbastanza piccoli da non poterci innamorare intellettualmente fino in fondo, no, di un certo contesto, però direi qualcosina abbiamo visto di un internet modelli di business attuali trionfanti, ma poi quando siamo entrati, diciamo, nell'età, ora dire della ragione forse è eccessivo, ma diciamo siamo un po' più consapevoli ed eravamo già, no, in un altro momento, in un'altra epoca. Quindi questo approccio veramente mi convince moltissimo e, ripeto, a mia memoria non l'ho mai visto enunciato in maniera così limpida. E ripeto, equilibrata. Così come dei tanti aspetti che si potrebbero sottolineare, ma dato il poco tempo, arbitrariamente ne scegliamo qualcuno. Un altro aspetto che direi dal punto di vista culturale e metodologico ho apprezzato moltissimo, e del quale già abbiamo parlato in questo primo pomeriggio. È l'utilizzo della comparazione in particolare con gli Stati Uniti. E qui io vedo nel libro, ho letto nel libro e ripeto, la trovo veramente anche in questo caso preziosa, un utilizzo appunto equilibrato e anche attento a quelle diversità non solo culturali, come abbiamo anche già sottolineato, di approccio, ma anche di contesto extragiuridico. Questo, ora abbiamo appunto oggi, sta seguendo anche Andrea Buratti, che è maestro di questi aspetti in altri ambiti, ma gli Stati Uniti, anche dal punto di vista delle tecnologie che sfruttano internet, hanno una impressionante diversità di contesto extragiuridico, prima ancora, ripeto, che culturale e giuridico. Un esempio mi viene in mente, io questa cosa l'ho imparata, diciamo, sulla mia pelle, dovendo approfondire alcune tematiche simili a queste, ma non del tutto coincidenti, quelle della net neutrality, che tra l'altro anche Marco affronta a un certo punto in una nota, una di quelle note che si fanno chiaramente quando si avrebbe parecchio da dire, ma si dice vabbè, non andiamo fuori tema, già ce n'è di carne al fuoco. Quindi è una di quelle note che premono, secondo me. Comunque, approfondendo alcune tematiche della net neutrality, mi sono reso conto di un fenomeno del numero impressionante di internet service provider proprio a livello di connection provider che ci sono negli Stati Uniti, questo fenomeno del connection provider anche locale. Stavo guardando anche in prospettiva per questo incontro, mi sono imbattuto in un provider del Wisconsin che praticamente copre al massimo una fetta minuscola di territorio e di popolazione, ma che comunque sta all'interno di un mercato frammentato di connection provider di prossimità. Cosa c'entra con quello che stiamo dicendo? Stiamo dicendo perché questo mi ha fatto riflettere, poi ho approfondito per mia curiosità, mi ha fatto riflettere su tutto un contesto. E qui appunto di nuovo mi viene in mente, essendo Andrea Buratti, di frontiera e di diverso approccio al mercato stesso degli Internet service provider di ogni tipo, anche in questo caso e perfino di connection provider, che sicuramente rende spinosissima ogni comparazione. E anche qui devo dire invece alcune volte, forse anche per un afflato, diciamo,
una volta di più, vuoi libertario, vuoi più romantico. Ecco, spesso magari si tende a innamorarsi un po' troppo di certe affermazioni, diciamo anche d'oltreoceano. Penso in particolare appunto agli aspetti che anche Matteo Monti menzionava prima e dei quali è grande esperto. Insomma, è una comparazione, direi, da prendere quantomeno, ecco, con grande attenzione per le differenze, ripeto, di contesto anche extragiuridico. E io questo nel libro lo ritrovo pienamente e di nuovo un equilibrio metodologico e culturale veramente prezioso. Da ultimo, ripeto, tra le tante riflessioni e spunti e stimoli che un libro così anche variegato suscita, invece un aspetto nel quale più che non trovarmi d'accordo o trovarmi meno d'accordo, diciamo, gli sono in parte grato e in parte no, come spesso accade quando ci si trova davanti qualcosa che non conferma quello che si pensa o quello che si sta, diciamo, faticosamente iniziando a pensare o a formarsi. Mi riferisco a un aspetto sul quale appunto sto lavorando da tempo e che sto cercando di affinare, diciamo, anche in occasioni didattiche o ma in particolare appunto della riflessione, insomma. Mia personale, l'aspetto della procedimentalizzazione. E da questo punto di vista, il libro di Marco mi ha quindi è andato, ecco, nella direzione che mi aspettavo, e quindi, ripeto, sono stato particolarmente interessato a questi aspetti. Perché dico questo? E però, siccome su alcune di queste, su alcuni versanti degli aspetti della procedimentalizzazione, non ho poi trovato come dire, la chiusura, completa del ragionamento che sto cercando, allora approfitto di questa occasione preziosa per avere. In che termini la procedimentalizzazione? Cioè, io ho visto in più punti del libro, mi sembra, direi, un grande scetticismo dell'autore nei confronti della procedimentalizzazione, da che punto di vista? Come, diciamo, spinta da parte, per esempio, degli attori statali o comunque di quegli attori che possano essere coercitivi anche nei confronti delle grandi piattaforme, ovviamente, appunto, Marco si chiede, ma cosa possono poi all'atto pratico chiedere alle piattaforme? Ecco, io ripeto, sto iniziando a convincermi che forse un primo passo importante possa essere proprio quello di chiedere una stringente procedimentalizzazione dei, in primo luogo, procedimenti di rimozione di contenuti, quindi creare non solo scansioni temporali definite, ma anche, mi viene in mente, sfruttando tutto quell'armamentario concettuale del diritto amministrativo, forme di contraddittorio, forme di revisione delle decisioni, appello, fra molte virgolette, eccetera. Ecco, sto iniziando a riflettere sul fatto che questo possa essere un buon modo per iniziare appunto a dare regole più stringenti, quindi non dando la regola classica, questo e questo toglilo, questo e questo no, che ovviamente invecchierebbe subito, ma invece investire, insistere sulla procedimentalizzazione. Ecco, nel libro di Marco invece io questo lo vedo, ci vedo molto scetticismo. In un passaggio, anche se non mi sbaglio, con riferimento all'esperienza tedesca, si diceva: guardate, in realtà spingere molto su questo poi mi porta in pratica a un togliere quasi istantaneamente, su richiesta, senza neppure approfondire la richiesta, no? Togliere il contenuto e via. Quindi c'è il rischio di un'eccessiva, che non serve a nulla neanche questo procedimento, per cui paura della sanzione da parte della piattaforma, si toglie e basta. E anche in un altro paio di punti, vedo appunto un certo, scetticismo sulle prospettive di una, procedimentalizzazione. E questo un po' appunto mi fa riflettere ulteriormente, anche perché invece mi stavo un po' innamorando onestamente di quest'idea, anche pensando, approfitto e concludo,
insomma, della presenza di un amministrativista come Marta, cioè in fondo la procedimentalizzazione, voglio dire, nell'addomesticare il Leviatano ha fatto tanto, anche, mi sembra, indipendentemente o comunque anche anticipando poi la riflessione sulle posizioni giuridiche. E perché non immaginare appunto un analogo sviluppo storico anche di lungo periodo, che invece mi sembra, ripeto, nel libro Marco tutto sommato chiuda in maniera abbastanza anche netta. Quindi la domanda che gli pongo e che mi interessa moltissimo è questa e naturalmente di nuovo complimenti. Grazie, grazie Fabio per i tuoi commenti e a questo punto aprirei il dibattito se ci sono domande dal pubblico. Nessuno si è registrato per parlare, però se avete delle domande, burning questions, si direbbe, potete porle, altrimenti... Magari se non c'è nessuno, faccio un intervento io, diciamo, ma più che altro per ringraziare ancora Marco per il bellissimo libro. Io in particolare ho apprezzato specialmente le prime pagine, le prime 100 pagine che offrono secondo me un quadro incredibile e dettagliato del dibattito americano, con però la capacità che ha appunto Marco di rendere evidenti le differenze tra il dibattito che si sta, diciamo, trattando al contesto invece di partenza. E su questo volevo chiederti due cose, ma anche al volo, ecco, da assolutamente ignorante del tema. Uno è cosa ne pensi di questo dibattito sulla, diciamo, sul cosiddetto costituzionalismo digitale. Vedo anche Giovanni Di Gregorio nel pubblico. Penso qui agli iscritti di Edoardo Celeste, no? Secondo cui è in qualche modo possibile identificare due possibili fonti di costituzionalizzazione e costituzionalismo digitale. Da un lato una forma di costituzionalizzazione, diciamo, bottom up, e quindi ce ne sono appunto tra questi over the top che si danno una regolamentazione, che in questo modo contribuiscono ad un tentativo di appunto creazione di un contesto costituzionale, tra virgolette. Invece se poi ci sarebbe un altro approccio che quel top down, in cui più che altro si può tentare di mettere insieme vari spunti giurisprudenziali che in realtà appartengono ad attori di aree macro-regionali diverse. Ecco, qui ci sono due grandi diverse interpretazioni del concetto di costituzionalizzazione digitale, se hai una posizione, diciamo, su questo. E poi che ne pensi di questi cosiddetti nuovi giudici, di questi data board che appunto, per esempio anche Facebook, no? Appunto che si sono creati, e peraltro che avranno anche, diciamo, anche l'ultima parola in qualche modo anche sulla vicenda, no, degli account di Trump, cioè rischi e però anche opportunità di queste forme di proto, se vogliamo, e con regolamentazione. Grazie mille. Allora, abbiamo due domande, grazie Giuseppe. Giacomo Delle Donne e poi Edoardo Caterina. Giacomo, a te la parola. Bene, buongiorno e intanto complimenti a Marco per il volume che ho letto davvero con interesse. Fra l'altro, lettura che per ragioni del tutto casuali è venuta a coincidere con quella del saggio importante, secondo me anche discutibile in tante sue parti, di Gilles Lepore, Queste verità, quindi una sorta di monumentale sintesi della storia degli Stati Uniti, in cui buona parte dei capitoli conclusivi è dedicata a quello che
che lei, che l'autrice, vede come una specie di cesura, che è la vicenda della regolamentazione, insomma, del tentativo di regolamentare alcuni aspetti della rete negli anni della presidenza Clinton, tentativo su cui, per esempio, questo fine settimana, sulla lettura del Corriere della Sera, c'era un'intervista interessante a uno dei padri di quella disciplina, Larry Irving, che sempre facendo riferimento alle note vicende di Trump di queste settimane, invitava a sottrarsi, a sfuggire all'alternativa binaria fra, come dire, un intervento severo del regolatore pubblico e invece, come dire, la piena espansione del potere privato. Diceva, cerchiamo di uscire da questa alternativa, pensando anche a, come dire, quello che Cassese, ecco, questo non lo dice lui, mi viene da dirlo ora, quello che Cassese è vero, di regole. E fra l'altro, appunto, è qualcosa su cui ti chiederei un parere, ecco, anche pensando a quello che tu scrivi nel capitolo finale, quando, come dire, presenti una serie di possibili alternative, costituzionalizzazione minima, opera dell'interpretazione e così via. L'altro punto su cui invece mi limito solo a dire che l'ho apprezzato moltissimo, un po' come Giuseppe, è, diciamo, il primo capitolo, il primo centinaio di pagine del volume, in cui tu presenti una serie di alternative e pratiche e soprattutto teoriche riguardanti l'inquadramento giuridico della rete e anche come dire, ricorrendo a questa formula felice dell'ecosistema che mi pare sia, come dire, euristicamente utile per battere in breccia, per superare tentativi, come dire, di pensare a dei sistemi separati che si sviluppano da sé. Quindi, diciamo, c'è uno spunto sulle vicende attuali e poi c'è un grande apprezzamento, ecco, anche per l'aiuto che dai agli studiosi a orientarsi, come dire, in un dibattito che, su, come dire, su cui almeno io non ero così aggiornato. Grazie Giacomo, allora Edoardo Caterina. Sì, anche io ringrazio davvero molto per la presentazione, che davvero ho trovato interessantissima. Io non ho letto il libro, ma lo farò al più presto, perché davvero mi interessa. E nulla, ascoltando quello che è stato detto, mi sono balenate molti pensieri per la testa. La prima cosa che mi chiedevo è un discorso metodologico, ecco, su come fare questo mare magnum che è internet, perché alla fine uno dei discorsi che più ricorrenti, che mi pare di aver intuito, per questo chiedo conferma, che comunque la libertà di manifestazione del pensiero su internet assuma forme molto diversificate, con tante sfumature diverse. Si pensi appunto a esprimere una propria opinione politica sul proprio account, a seconda che sia un account personale, istituzionale, a seconda che sia un avviso a pagamento o meno, oppure a seconda se sia su un social network o su una piattaforma di ricerca come Google. Cioè, quindi mi pare che ci siano tantissime variazioni e da un lato condivido quello che diceva Marco Bassini, che alla fine, comunque, la libertà di manifestazione del pensiero è sempre quella, non è categorie costituzionalistiche nuove. Però allo stesso tempo c'è anche la necessità di un nuovo inquadramento, ecco. E su questo magari chiederei qualche spunto. Io ho visto un po' le Facebook, le sue, diciamo, norme interne, e come giurista sono rimasto molto perplesso, perché non ho trovato un codice almeno io non, forse se c'è me lo io lo, qualcuno me lo segnali, ma io non ho trovato un codice
sulla norma, sulla libertà di manifestazione del pensiero all'interno di Facebook, delle regole chiare, delle pagine informative con delle informazioni, una diapositiva, una presentazione di 33 slides, cioè quindi se c'è qualche bisogno però effettivamente regolatorio di definizione al di là di quei non rubo altro tempo, mi fermo qui, grazie, anche se avrei tante cose tante osservazioni, tanti pensieri da condividere, grazie mille. Ok, abbiamo ancora altre tre domande, quindi nell'ordine Giovanni De Gregorio, Marco Armanno e Andrea Buratti. Vi chiederei di cercare di essere molto concisi nel porre le domande, altrimenti non abbiamo il tempo per le repliche. Di Giovanni, sì, faccio subito, grazie mille. Intanto, vabbè, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, soprattutto anche perché il libro di Marco io ho avuto il piacere di leggerlo già qualche mese fa e devo dire che è veramente... molto interessante, ma sa già bene come la penso, quindi non mi perdo in queste chiacchiere. Comunque, quello che posso dire semplicemente è giusto anche per agganciarmi a quello che sottolineava il professor Martini e sottolineava Giuseppe, è che è anche interessante capire da Marco, secondo me, la sua idea su questa diciamo dicotomia che c'è tra l'approccio top-down e bottom-up, ma semplicemente perché è pur vero che le piattaforme potrebbero essere ricollocato in un approccio bottom up, perché alla fine è un approccio che viene dal basso, dal settore privato, però tanto è vero che anche la capacità anche di esprimere delle regole che condizionano anche 2 miliardi di utenti, tanto bottom up poi alla fine non sembra poi essere, anzi sembra quasi somigliare più a un approccio squisitamente top down, regolatorio, seppur di predatorio. Quindi volevo anche un po', come dire, a sentire Marco su questo, ecco. Secondo me è importante riqualificare, o forse no, il tema del bottom-up approach. Marco Armanno. Sì, mi sentite? Sì. Sì, io ringrazio l'autore e premetto di non aver letto il libro, quindi... una velocissima, rapidissima domanda, scusandomi se questa domanda trovasse già risposta, baso un po' su quello che si è detto oggi. Mi pare che lui abbia fatto riferimento in un passaggio a proposito dell'esperienza degli Stati Uniti, al limite della buona fede. Mi interessava capire in che termini, quali sia, diciamo, l'ambito di applicazione di questo limite, se questo possa costituire in qualche modo un punto di riferimento per l'esperienza europea, e quindi anche un po' collegandomi a quello che diceva Fabio Pacini, al di là del contesto extragiuridico, quanto questa esperienza proveniente dagli Stati Uniti possa trovare attuazione in un contesto giuridico anche molto diverso, sotto il profilo della disciplina civilistica, penalistica, quale quello europeo, dando poi anche qui per scontato, cosa non può dimostrare, che questo patrimonio sia in qualche misura del tutto comune ai paesi europei. Grazie. Andrea Buratti. Grazie Marta. Intervengo sollecitato da dall'assist di Fabio, che mi ha chiamato in causa con riferimento alla frontiera. Gli amici sanno che io ho da tempo con Marco, con Oreste Pollicino, con altri, l'idea del parallelismo tra lo spazio del web e lo spazio della frontiera americana, come si sviluppò la sua civilizzazione anche giuridica. E oggi l'ecosistema digitale, non è un caso che Marco usi questa bella espressione, ci dà l'idea che non siamo più in presenza di una fase pionieristica di popolazione del web, cioè di una fase in cui i soggetti privati hanno occupato questo spazio, lo hanno costituito anzitutto attraverso lo sviluppo delle tecnologie, spinti esclusivamente da un intento di arricchimento economico, di espansione di spazi di libertà. In questa fase pionieristica, proprio come avveniva nella frontiera americana,
aveva un senso, ha avuto un senso la costruzione di un diritto autonomo basato sul consenso, sul contratto, sulle best practice condivise tra gli attori della rete, proprio come avveniva nelle società di frontiera quando il diritto dello Stato non poteva arrivare, ma occorreva regolare evidentemente le basilari funzioni della giustizia nella comunità. Ma il web oggi, e l'ecosistema ce lo dice, non è in questa fase, è in una fase, diceva prima bene Matteo, di piattaformizzazione. La parola è orrenda, ma rende perfettamente evidentemente il quadro. Diremmo forse, utilizzando la terminologia economica, in un oligopolio. Questo impone l'intervento pubblico. Sentirci dire in un ambiente oligopolistico che si deve rispettare il modello del free marketplace of ideas è una presa in giro di livello evidentemente abbastanza elementare. Quindi Marco, io ti invito qui a, come dire, chiamo un po' in causa la tua premessa molto, nella mia prospettiva, rispettosa dei diritti conquistati dai soggetti privati nell'ambiente digitale, perché ritengo invece che esigenze quantomeno di cooperazione pubblico-privato siano ormai ineludibili alla luce di questo nuovo contesto. Personalmente inizierei a riflettere anche su approcci che scompaginino l'attuale assetto proprietario che si è determinato, ma in effetti avverto un senso di profonda disaffezione. Grazie Andrea, e adesso Marco, il difficilissimo compito di rispondere a tutte queste domande in meno di 8 minuti, quindi a te per le repliche finali. Allora, un compito molto difficile, devo dire, ho preso un sacco di appunti. Grazie a tutti innanzitutto per gli spunti e le domande che stimolano ulteriormente la riflessione. Io provo a prendere, diciamo, non per sottrarmi, ho un esercizio puntuale, ma perché le sollecitazioni, diciamo, che stimolano poi linee di contiguità. Allora, io provo a dare diciamo un'idea di quello che è la mia critica sulla elaborazione europea del ruolo del provider attivo che veniva richiamata poc'anzi, facendo riferimento anche al tema dell'ambiguità, e qui mi collego anche alla primissima domanda di Matteo, sulla possibilità di queste piattaforme di dotarsi di una linea editoriale. Allora, io credo che noi dobbiamo assolutamente uscire da un panorama di ambiguità, e il panorama di ambiguità è proprio quello in cui, a mio avviso, le corti italiane hanno relegato i prestatori di servizi, che oggi non sono, per carità, incapaci di moderare i contenuti, hanno certamente risorse e strumenti per poter effettuare quello che ritengono sui contenuti, ma a mio avviso spesso si trovano nel limbo dell'incertezza rispetto al margine di effettivo intervento sui contenuti. Se voi andate a vedere la giurisprudenza italiana sugli ISP, che viene un po' richiamata anche nel testo, si trovano sostanzialmente davvero decisioni che ritengono sufficiente una notifica meramente formale, a volte ritengono necessaria una puntuale indicazione dei contenuti, una volta danno una serie di indici per ritenere che il provider sia attivo e quindi debba attivarsi con maggiore diligenza, potremmo formularla così. Ecco perché io dico siamo in una situazione dove oggettivamente l'incertezza dei confini di questa fattispecie fa sì che noi non possiamo nemmeno discernere concretamente quali sono i comportamenti esigibili. Non sappiamo. Ora, potremmo convenire tutti che Facebook, che è il più grande social network probabilmente in termini di dimensioni utenti e potere di mercato, possa fare più di un social network che domani per avventura io e Giuseppe Martinico volessimo attivare per condividere, non lo so, le nostre riflessioni calcistiche. È chiaro che ci sono potenze economiche diverse, ma bisogna fare attenzione, a mio avviso, a uscire proprio dall'ambiguità. Io non sarei avverso all'idea di una linea editoriale. Il fatto che ci siano policy di moderazione non mi spaventa in sé. Mi spaventa l'idea che quando, almeno in Europa, sono stati fatti dei passi in più per dare maggior, diciamo, ordine al web,
Il risultato è quello di rischiare di vedersi imputata una linea editoriale e quindi essere trattati con editori. E allora torniamo a Prodigy, torniamo a quella sentenza di cui vi parlavo forse prima che cadesse la linea, in cui una piattaforma ha cercato di fare qualcosa di virtuoso per eliminare quelle, diciamo, conversazioni che non c'entravano nulla con il tema di quel blog, di quella piattaforma, è finita per sentirsi dire: sì, ma tu sei un editore, allora se non cancelli tempestivamente un contenuto illecito, ne rispondi. Ecco perché è intervenuto poi la Section 230. Allora, a mio avviso, bisogna uscire proprio da questa ambiguità. Io però conservo un dilemma, che è il dilemma che secondo me un po' cerco di tratteggiare, che un web più ordinato non necessariamente è anche un web più democratico. Cioè, dobbiamo però assumere questa consapevolezza. Se noi vogliamo che ci sia una linea editoriale, allora dobbiamo accettare l'idea di pensare che queste piattaforme non sono più, diciamo, semplici attori che chiaramente agiscono alla stregua di prestatori neutri di servizi, però dobbiamo anche accettare questo, dobbiamo accettare l'idea che a quel punto si determinino evidentemente possibili linee di poi policy, diciamo, che devono essere accettate quanto tali. Questo però produce chiaramente dei problemi su un versante, come diceva giustamente Matteo, come ribadiva Andrea, oligopolistico, dove evidentemente non siamo più nella situazione in cui c'è una frammentazione degli attori, c'è un grande social network, due grandi social network, non ce ne sono 500. Io condivido, attenzione, vorrei dire anche questo, condivido l'idea che il marketplace of ideas non è più free come era una volta, come dice peraltro Oreste Pollicino molto bene nel suo editoriale di un paio di anni fa su Italian Journal of Public Law. Il mio punto è che però noi del marketplace of ideas possiamo assumere una valenza descrittiva e una normativa. Da un punto di vista normativo, ecco, io condivido il fatto che ci siano sicuramente degli aspetti che meritano, che rendono opportuna una regolazione. Per me rimane però un contesto idealistico, ecco, da un punto di vista quantomeno descrittivo, mi perplime l'idea che noi possiamo mettere in qualche modo dei lacciuoli e dei vincoli, anche se vogliamo di natura economica. Certo, se assumiamo per la prospettiva prettamente antitrust, noi usciamo probabilmente, almeno in prima battuta, da un campo prettamente editoriale, però poi sappiamo che le implicazioni sul pluralismo sono importanti. Io vi faccio un esempio banale che ho preso qualche giorno fa guardando una norma insieme peraltro a Giovanni De Gregorio, l'articolo 17 della direttiva sul copyright, che dice una cosa in una sua versione inglese: che i prestatori di piattaforme di condivisione devono utilizzare i massimi sforzi, così dice nella versione italiana, mentre nella versione inglese si parla di best efforts, per ottenere l'autorizzazione alla condivisione di contenuti che sono protetti dai diritti d'autore, devono profondere altresì questi massimi sforzi per poter poi dar fronte a procedure di controllo su quei contenuti ed eventualmente per rimuoverli quando si riscontri la loro illiceità. Questa norma è stata, nella versione inglese, è un best effort, nella versione italiana è un massimi sforzi. Se noi chiediamo di profondere i massimi sforzi, stiamo chiedendo qualcosa probabilmente veramente che è quasi un'obbligazione di risultato. Se noi chiediamo invece qualcosa come sforzi ragionevoli, chiediamo qualcosa che è una semplice obbligazione di mezzi. Questo per dire una cosa, che le parole evidentemente contano qui, perché tanto più noi incidiamo sul ruolo di questi soggetti, quanto più rischiamo di avere degli effetti di spillover sul sistema dell'informazione. Quindi io sono d'accordo sull'esigenza di una regolazione. E devo dire che guardando anche alle proposte, qui mi sbilancio un pochino, il Digital Services Act mi sembra uscire da un'ambiguità in cui obiettivamente non potevamo più essere confinati, prevedendo una scalabilità, una modularità delle misure che è ragionevole. Tu fai certe cose, tu ne fai altre, soggiace a regole diverse. Però mi rimane sempre un punto fondamentale: ricordiamoci che c'è un sistema di leve. Non mi basta il dato prettamente economico, o meglio, mi è un dato di partenza, ma poi se assumo la posizione del pubblicista, e qui vengo a un'altra delle domande, stimolazioni che sono intervenute, allora mi devo chiedere:
che cosa succede dal punto di vista del ruolo che assumo nella moderazione dei contenuti. E qui le riflessioni sulla equiparazione a uno state actor. Io sono consapevole che se noi equipariamo i fornitori di piattaforme degli state actor, di fatto annulliamo i limiti di moderazione che questi soggetti potrebbero, i margini di moderazione che questi soggetti potrebbero avere. Ma forse noi lo possiamo immaginare al giorno d'oggi su una grande piattaforma, la principale, o sulle due più grandi, ma se domani vi fossero altre piattaforme più piccole a fronte di una possibile frammentazione, anche magari a fronte di interventi sul versante della concorrenza, potremmo dire che anche quei soggetti, secondo l'espressione della giurisprudenza americana, effettuano funzioni tradizionalmente, tipicamente affidate ad attori governativi? E questo è un'altra delle ragioni per cui io rimango un po' scettico rispetto a questa equiparazione to cure. Quindi ecco, sul tema delle linee editoriali e il ruolo del provider attivo, io ho questa idea. È chiaro che non c'è una figura. Titruzzella fa bene a problematizzare il punto e dire dobbiamo cercare una categoria. Io però ritengo che l'osservazione di quello che è successo in un'ambiguità, incertezza normativa determinata, sì, vuoi anche per il fatto che il legislatore abbia volutamente omesso di intervenire in questa materia e abbia lasciato la palla alle corti, sia di fatto di monito. Sul tema del costituzionalismo, scusate, poi interrompetemi quando abbiamo esaurito il mio tempo, sul tema del bottom up e del top down, certamente alcune conquiste giurisprudenziali ci aiutano a decifrare. Io nel libro cerco di guardare un po' in maniera diffidente ad alcune pronunce che secondo me con un'eccessiva disinvoltura hanno pensato che fosse sufficiente investire questi soggetti di alcune funzioni. E qui dico, la giurisprudenza ha dato delle indicazioni, ma guardate che la giurisprudenza anche ha affidato dei poteri. Noi oggi parliamo di poteri privati, ma poi di fatto il prestatore di servizi che agisce come motore di ricerca finisce per avere un potere importante di bilanciare il diritto all'oblio con la tutela della libertà di informazione a proposito dei vari profili e delle varie sfaccettature. Quindi a volte questa diciamo costituzionalizzazione per via pretoria, lasciatemi diciamo, secondo me ha lasciato un po' desiderare, sempre nell'obiettivo di costruire delle tutele. Preferisco una regolazione che abbia un po', diciamo, uno spirito costituente sotto, come il GDPR, che prende atto di alcuni problemi e prova a risolverli. Penso all'articolo 22 del GDPR relativo alla trasparenza nelle decisioni automatizzate. Quindi non è un approccio, mi rendo conto, un po' doroteo forse questo, ma sulla procedimentalizzazione io vorrei, appunto, che è uno spunto che molto interessante che ha posto Fabio, la mia critica alla legge tedesca non nasce tanto dall'idea di una procedimentalizzazione che secondo me ha anche efficacia. Io per esempio sul regolamento italiano per l'enforcement del diritto d'autore ho una visione di favore. Ha una visione di favore perché è una procedura che forse per il tipo di violazione in questione, una violazione di un diritto d'autore che può essere accertata talvolta in via documentale, c'è un soggetto titolare del diritto d'autore, ti dice che quell'opera è un oggetto di un suo diritto, lo accertiamo in maniera quasi papale. Il problema è quando noi incorriamo in valutazioni di diverso tipo e valutare a volte se un contenuto è un contenuto, per esempio, diffamatorio, non è un'operazione così semplice. Ci sono dei contenuti sui quali non abbiamo dei dubbi, certamente ci sono contenuti violenti, pornografici, che possiamo ritenere manifestamente illeciti e quindi non c'è un problema. Ma la procedimentalizzazione, secondo me, talvolta non tiene conto del diverso compito che può essere affidato a questi soggetti nel bilanciare interessi diversi in gioco. Sulla buona fede, su Section 230, io non sono un fan della Section 230, sono un fan dello spirito che stava dietro la Section 230, i tempi sono certamente cambiati. Il tema della buona fede è legato, se volete, è un po' una lettura trasversale che percorre l'oceano proprio al ruolo del provider attivo, cioè l'idea è che l'attività di moderazione sia posta in essere come un good Samaritan, quindi come un buon samaritano, cioè senza nessun interesse, per esempio, di natura economica sottostante, senza che vi sia un incentivo. L'attività di moderazione è posta in essere semplicemente perché il provider ritiene
che il web sia più ordinato, eliminando o mantenendo quel contenuto, senza, diciamo, nessuna ambiguità sottostante. Non so se sono riuscito a rispondere efficacemente a tutte le stimolazioni, ma me ne avete veramente date moltissime e vi ringrazio, insomma, per il tempo che avete dedicato a questo libro e per approfondirlo e per i molti complimenti ricevuti. Siete stati troppo generosi, ma vi ringrazio davvero, perché sono degli spunti che cercherò di tenere a mente, approfondire e sviluppare. Grazie. Grazie mille Marco per il tuo commento finale, quindi a questo punto dobbiamo chiudere perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Vi ricordo ancora una volta il libro di Marco Bastini, Internet e libertà di espressione, prospettive costituzionali e sovranazionali. Grazie allora Marco, grazie Fabio e grazie Matteo per i vostri commenti e grazie a tutti i partecipanti per le loro domande e per aver, insomma, passato quest'ora con noi al seminario. Grazie e arrivederci. Ciao a tutti.